Arte e cultura oggi si è incuriosita un po' delle sue storie, perché a mio avviso oggi serve veramente un po', ecco, questa pausa, diciamo, preghiera, nel senso che nella politica serve veramente un po' di staccarsi da tutti gli interessi. Insomma. Certo, la politica considerata come un affare è qualcosa che sinceramente è lontana dalla mia attività, dalle mie idee, e che in certo punto provoca sinceramente un certo, non voglio usare parole grosse, comunque la politica in questo senso non fa per me, ma d'altra parte bisogna avere gli occhi aperti, la realtà purtroppo è quella. Io da principio fui molto riluttante ad accettare l'incarico, ci furono 2 mesi di spinte, di trattative, di qualche onorevole che veniva a casa mia settimanalmente per spingere. Poi ho visto anche che da parte di quella che si può chiamare opposizione c'era l'intendimento di favorire un accordo comune sempre nell'interesse del Paese. Alla fine purtroppo mi sono accorto che non tutti erano in buona fede, bisogna riconoscerlo. Quindi ed è scoraggiante vedere che uno ce la mette tutta, come si suol dire, per andare avanti, e poi qualcuno ipocritamente fa finta di collaborare mentre dall'altra parte sotto sotto agisce per sabotare. Comunque, un sindaco, ecco, diciamo che ha dato, ecco, ha cercato un po' di staccare un po' gli interessi dei politici, invece è molto unito, ecco, verso i cittadini, ha comunicato anche una certa fede, comunque, perché si è parlato di nascita e di, ecco, però, ecco, dottore Di Marco tiene ancora tuttora la sua farmacia a Bauscina, e a me è una curiosità è che ho visto nel retro, appunto, ufficio della farmacia c'è scritto confessionale, quindi chi vuole può ancora, ecco, avere questa logicamente non in senso la trovare, però è un discorso che funziona, perché effettivamente tante persone sentono il bisogno di o addirittura confidarsi effettivamente sui loro guai e cercano di avere una buona parola, ma logicamente la maggior parte dell'attività del confessionale riguarda attività di carattere sanitaria, dove si dedicano anche professionalmente i miei 2 figli con molta opportunità, e possiamo dire che ha funzionato in vista anche della riforma sanitaria, che prevede l'estensione dell'attività delle farmacie, per esempio in piccoli interventi, che noi forse non dovremmo fare, ma che abbiamo fatto, e abbiamo fatto risparmiare al Servizio Sanitario Nazionale alcune persone che abbiamo evitato che si recassero in ospedale. Qualche persona addirittura deve la vita anche a noi, possiamo anche documentarlo, perché è uno che fa le cose prescindendo da quello che può essere la speculazione, il guadagno, la penalità della propria attività. E abbiamo cercato di aiutare delle persone che da un punto di vista della salute si trovavano in cattive condizioni, e l'abbiamo orientato nel modo giusto, e come dico, qualche vita l'abbiamo addirittura salvata. Sembra incredibile, ma è così. Quindi il confessionale funziona a pieno regime. Quindi questa frase scritta, ecco, sopra in farmacia va un po' a tagliare quei limiti, quel un po' di stacco verso, appunto, sì, invece che si compà un po' col mio carattere, che sono un pochettino così, diciamo, un pochettino l'ironia, che è un pochettino la base un po' nella mia attività, perché sono fatto così, c'è poco da, ognuno è fatto a proprio modo, non si può, diciamo, in linea uso fumo, oppure per dirla in maniera, quando è natura dedit, nemo potest tollere. Va bene, noi ringraziamo tantissimo lei, dottor Di Marco, che ci ha concesso questo incontro. Io certe volte anche a livello anche andare un pochettino oltre, per esempio un fatto importante, l'intitolazione di una strada ai martiri delle foibe, per esempio, una politica fatta anche in questo senso, richiamare l'attenzione su dei fatti
che sono state politicamente nascoste, quindi una politica fatta a livello nazionale di ipocrisia, che logicamente uno sente un senso di rivolta rispetto a questi atteggiamenti. No, perché è stata intitolata una strada? Ai martiri delle foibe. Siamo stati l'unico comune in Sicilia, poi ci sono stati altri che l'hanno anche imitato, anche a livello nazionale, ma per dire, a livello politico, come si fa a ignorare un fatto del genere semplicemente perché politicamente poteva danneggiare una certa parte politica? Per dire, la politica in Italia è fatta così, è partigiana, per definizione, diciamo. Va bene, dottor Di Marco, noi la ringraziamo e siete state molto gentili. E l'aspettiamo. Da parte sua è stato, diciamo, grazioso, come dice. La ringraziamo tantissimo, a un prossimo incontro. Grazie.